Ascolta Alfonso, voi avete 15 comuni. I titoli. Se vai a percentuale non so se sei messo meglio di noi. Però ti voglio dire. Ah, se vado a percentuale. Sì, perché ci avete solo 15 comuni e 15 comuni ce ne avete qualcuno dove insomma qualche indagine c'è cosa? In corso, no? Come cosa? Io sono toscano, non ve lo raccontare che a Livorno non avete un indagato fra in giunta. Vabbè, ce l'avete, quando no? Mi verrà data la possibilità sì, replicherò. Certo, certo, perché benissimo. Voi fate del garantismo a cosa rete alternata, sì, perché le procure quando indagano voi, e quando indagano voi dovete valutare se le procure fanno bene o fanno male o vedere la causa. Quando indagano gli altri sono già condannati. È come quando voi parlate delle lobby, no? Quando voi parlate con le associazioni, siete portatori di interessi legittimi, ci parlano gli altri, sono lobbisti. Ma questo è il vostro garantismo. Dopo, allora, sì. Cioè, mi faccia capire, sta confondendo le associazioni magari di volontari con i petrolieri. Sì, sì, per i petrolieri. Sì, però scusate, allora mettiamo però ordine, poi dobbiamo andare in pubblicità. Voglio dire, quindi noi, come Partito Democratico, noi facciamo le leggi perché siamo dei legislatori e le facciamo perché il sistema giudiziario funziona. Dopodiché, se ci sono casi di cronaca giudiziaria dove sono coinvolti una piccolissima parte di tutti quelli che sono le decine di migliaia di amministratori onesti e seri del Partito Democratico, vanno seguite come cronaca giudiziaria. Ma non potete dire a noi che non facciamo le leggi per farle funzionare. No, il allora, tempo di Berlusconi è finito. Benissimo. Tanti cittadini a volte ascoltano dibattiti sulla giustizia, ma magari non hanno gli strumenti tecnici, no? Cosa accade, e perché stiamo parlando della prescrizione, cosa accade nell'ultimo arresto del sindaco Uggetti del Partito Democratico a Lodi? Probabilmente nel caso in cui verrà rinviato il giudizio, adesso l'accusa che gli viene contestata è quella di turbativa d'asta, probabilmente farà come fanno tanti altri imputati in Italia, cioè si accomoderà in un tribunale perché i reati in Italia hanno una scadenza, scadono a un certo punto, come il formaggio, scade anche il reato, si accomoda lì in tribunale e aspetta, chiamano testimoni, poi impugnano dopo la sentenza di primo grado, poi vanno in Cassazione, finché il processo a un certo punto viene polverizzato da questa norma che è quella della prescrizione, che stabilisce per esempio nel caso di Uggetti che dopo 7 anni e mezzo nella migliore delle ipotesi il reato cade in prescrizione. Allora quello che diceva Ermini prima è sbagliato perché? Perché loro hanno l'abitudine di citare i titoli delle leggi che fanno e io non ho dubbi che loro facciano leggi che gli permettano poi di lanciare il tweet la sera, ma il punto è dentro quelle leggi cosa c'è? Dentro la legge sulla prescrizione loro cosa fanno? Allungano gli anni per i reati, ma per alcuni reati tra l'altro. Questo cosa comporta? Che gli imputati continueranno a stare lì e ad aspettare che arrivi la prescrizione, cioè non risolvono niente. Allora il dibattito adesso qual è? Il Movimento 5 Stelle dice che nel momento in cui un imputato viene rinviato a giudizio, quindi ricordiamolo, vuol dire che c'è un pubblico ministero che ritiene che ci possano essere presupposti per una condanna e c'è anche un giudice terzo che ha valutato che quei presupposti effettivamente ci sono, a quel punto la prescrizione si interrompe, basta, non ha senso che continui a decorrere la prescrizione mentre lo Stato sta perseguendo già quella persona e gli sta facendo il processo. Allora, quindi quello... per noi va interrotta e rinvia a giudizio. Tuttavia siamo disponibili, lo abbiamo detto chiaramente, ma lo avevamo detto anche in precedenza, ad accettare, ad aprire un dialogo col Partito Democratico per far interrompere la prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Se uno è stato già condannato in primo grado, non vedo perché la prescrizione debba continuare a decorrere. Ricordo che a Venezia il 50% dei processi viene polverizzato soltanto nel 2015 dalla prescrizione, a Roma il 30%. Ora, considerando che in Italia la corruzione costa circa sì. 60 miliardi chiaro, di euro all'anno... È chiaro, allora, no, prima Bekis che voleva dire una cosa no, e poi solo Ermini. Dire che la prescrizione non è mai uguale in tutti i casi, qualche volta è anche il modo con cui, siccome in Italia abbiamo l'obbligatorietà dell'azione penale e purtroppo con l'obbligatorietà spesso si perseguono reati che uno non perseguirebbe... La prescrizione è anche un modo dei magistrati di scegliere se andare avanti con quell'inchiesta e lasciare magari un po' la cosa minore che
sono costretti a fare, ma che insomma non meriterebbe il gran processo e che si sa già che va in prescrizione. Quindi non sempre è legato al vantaggio dell'imputato, perché peraltro un imputato ha anche il diritto di essere, giudicato e processato in un tempo certo. Ermini, Parole sulla prescrizione. Perché sulla prescrizione, però anche su a che punto... Sì, sì, Bonafede è un avvocato, ma quindi usa termini un po' semplicistici perché per motivi televisivi, ma lui sa benissimo che la cosa non è proprio come dice lui. Allora, il problema della prescrizione, innanzitutto nella proposta del governo, poi emendata alla Camera, non è vero che la prescrizione non si tocca. C'è un aumento, una sospensione di 3 anni per tutti i reati rispetto alle attuali. Quindi voi pensate che la corruzione, che adesso ha 12 anni e mezzo, solo con l'aumento secco del testo del governo arriverebbe a 15 anni e mezzo. Tutti gli altri reati sono 3 anni. 2 anni dopo di sospensione dopo il primo grado in caso di condanna, 1 anno di sospensione dopo il secondo grado. Quindi è quello che ho detto io. Vengono allungati i termini. Ti spiego. Sì, allora, questo è un termine di sospensione. No, ma questo è importante. Certo, questo prego, è importante. Prego. Poi è evidente quello che dite voi. Ha un problema serio che voi evitate di dire, cioè se io sospendo a un certo punto blocco la prescrizione dopo il primo grado, dopo il rinvio a giudizio, non posso però consentire che ci sia una prescrizione all'infinito. Dovrò mettere dei termini di fase, come ci sono in tanti altri ordinamenti. Mettendo dei termini di fase ricreo comunque il problema, perché se io ti dico dopo il rinvio a giudizio fermo la prescrizione, non posso dire al giudice: va bene, adesso ho bloccato la prescrizione, il processo fammelo fra 20 anni. Non lo posso fare. Dovrò mettere un termine di fase di primo grado, un termine di fase di secondo grado. E se i termini di fase non vengono rispettati, quali sono le sanzioni? In Germania, per esempio, c'è un abbassamento della pena. Quindi è un problema difficile e complesso. Noi abbiamo in questo modo, siccome ci sono, come dici giustamente tu, Alfonso, ci sono dei tribunali che hanno delle prescrizioni molto elevate in percentuale, ma ci sono anche tribunali, e i dati del Ministro della Giustizia che verranno fuori in questi giorni, lo vedrete, ci sono dei tribunali che hanno l'1% di prescrizione, vuol dire che c'è da intervenire anche sul sistema organizzativo dei tribunali, e qui si aprirebbe un fronte gigantesco. Però è evidente che ci sono delle... Noi abbiamo fatto delle norme... Chiaro, no, però, mi faccio finire perché le devo dire queste cose, perché è giusto che gli italiani lo sappiano. Abbiamo fatto anche delle norme che servono ad avere un effetto deflattivo sui processi. Ma la tenuità del fatto, la depenalizzazione, la messa alla prova. Questi voi fate finta che non esistono. Sono tutti fascicoli che spariscono dalle scrivanie dei pubblici ministeri e dei giudici. Certo, perché non vengono più puniti i reati che prima venivano puniti. Ma la depenalizzazione riguarda le pene pecuniarie, i reati con pena pecuniaria, che invadevano i fascicoli. Noi abbiamo creato un sistema per eliminare processi inutili, per andare a fare quelli seri, e certamente poi allungheremo attraverso le sospensioni anche la prescrizione. Allora, veniamo alla giornata di ieri ancora, e a un'altra, alla mattina di ieri eravamo in onda mentre è uscita la notizia di questo vertice di maggioranza al Ministero della Giustizia. C'era anche Ermini, che è responsabile di giustizia del Partito Democratico, e c'era un esponente, Ciro Falanga, di ALA, il gruppo dei Verdiniani. C'è anche una vignetta carina di Giannelli, poi non so se ce la può far vedere la regia. Dal Corriere della Sera, eccola qua. Allora, la cosa curiosa è che la presenza del Verdiniano è stata negata, non c'era, stava lì soltanto per sapere com'era, che gli comunicassero qual era l'esito del vertice, insomma una questione che allora o uno non lo invita oppure che sia stato invitato a un vertice di maggioranza, naturalmente Non era un vertice di maggioranza, io ero l'unico deputato presente perché gli altri erano tutti senatori e dovevano discutere sulla presentazione del testo base che il senatore Casson insieme al senatore Cucca come relatori dovevano presentare. Io ho visto che c'era questo senatore che, non vi dico la verità, non conoscevo, e comunque da quello che è emerso poi anche successivamente la cosa è stata chiara, cioè è andato a dire: guardate, non fate conto dei voti di ALA per questo provvedimento perché sulla prescrizione ALA non c'è. Scordatevelo, questa è stata la sostanza. È un problema politico, Franco Becchi. Scusate, qualcuno chiede Ermini che ci faceva Falanga lì?
Certo, perché questo abbiamo è il punto. Perché, cioè, è un verdiniano. Te l'ho detto che ci faceva. Cioè, voi state scrivendo la prescrizione col partito che fa capo. Alfonso, eletto da nessuno. Al partito che fa capo, un plurindagato e un condannato per concorso in corruzione. Io su plurindagati e condannati, voi che avete il leader massimo. Ma giudicato, insomma. No, non ti permettere, non ti permettere né tu né il Presidente del Consiglio, perché è subdolo e da sciacallo parlare di un incidente stradale come di una condanna in via definitiva, tra l'altro di una persona che non si è nemmeno candidata per coerenza rispetto ai principi del partito. È veramente una barzelletta, tra l'altro di cattivissimo gusto, quella che andate a raccontare tu e il tuo Presidente del Consiglio. Ascolta, permettere lo dici a casa tua, nel senso che io, fino a che governiamo noi, siamo liberi di dire quello che ci pare. Quando governerete voi, ci manderete a letto alle 8 non la sera. È rispettoso noi così dei non cittadini lo facciamo. Parlare noi di una condanna sono piani, per sono un piani diversi, stradale. Comunque scusatemi, scusatemi. Scusi, una cosa telegrafica, prego. Però mi pare con questo clima l'idea che sulla prescrizione possiate dialogare con i 5 Stelle anziché con Alfano no, mi pare esclusa. Sono totalmente inaffidabili. No, questo però non può essere detto. E chi è affidabile, Verdini o Alfano? Va bene, ci dobbiamo preferite fare la prescrizione con un plurindagato e con un condannato piuttosto che il Movimento 5 Stelle. Le tue parole giudicano da solo la...